Buongiorno viaggiatori, siamo a Bagolino, è una giornata fresca di autunno, mattino presto, si sentono già delle campane che in realtà sono dei campanacci in lontananza, perché oggi vi racconterò la transumanza. She's waiting for the hummingbird. Spiegare cosa sia la transumanza è abbastanza semplice, però quello che conta quando si realizza un viaggio non è la destinazione, ma il modo in cui ci si arriva. Il transumanza ce lo fate perché fate tutta la vita. Una volta si andava nei fienili a comprare il fieno, si stava 15-20 giorni, 25, dipende dalla quantità del fieno, e dopo si spostava, andava in un'altra casina. Poi dopo, ma facevamo 8-10 in un inverno, 7-8 transumanze, si sentiva, perché dopo noi avevamo un fienile qui, stavamo qui fino in dicembre, certi anni. C'è un posto? Abbiamo soltanto fieno. Noi eravamo abituati, quando li portavamo là, potevamo lasciarli andare soli che andavano. Ah, dopo andavamo su, a volte negli ultimi anni pascolavamo qui, una volta sono scappate, sono andate su in barca, soli. E qual è il segreto per una transumanza perfetta? Il segreto bisogna attaccare i campanacci, perché loro si sentono i campanacci e hanno voglia di volare, le mucche. Le mucche hanno voglia di volare e anche se io non ho il campanaccio, le capisco benissimo. Prima però bisogna fare il carico di energie, ovviamente in stile montagnolo, che è fatto di pane, affettati, formaggio, vino, compagnia e dialetto stretto. Dice, o c'ho un panda perché poi come da fa? C'ho un alba stu? O c'ho un panda che c'ho un panda? Come spiegare la transumanza? Allora, ci sono dei cani, la natura, i mandriani, le mucche. La storia di per sé è abbastanza semplice e ripetitiva. Ogni estate, di ogni anno, le mucche lasciano le stalle per salire in montagna, o malga per essere più precisi. Ci rimangono 4 mesi circa e in autunno riscendono dalle alte quote per rientrare nella stalla, dove passeranno l'inverno. Questa è la transumanza. Verrebbe da chiedersi, ok, quindi che ci stai a fare giù in mezzo alle vacche? La cosa è più complessa di quanto possa sembrare. Primo, perché la transumanza è di per sé un'attività complessa. Varie decine di mucche che si spostano per chilometri tra sentieri, strade asfaltate, piazze, e ci sono tantissimi imprevisti che possono capitare. Secondo, perché da sempre la transumanza ha segnato il calendario di tante famiglie, comunità ed interi paesi. Significa l'arrivo dell'inverno, ma anche festa, fecondità, stare insieme, amore per gli animali e la natura. Terzo, perché girare con le mucche a passeggio è una figata pazzesca. Sia perché le bestie sono belle di per sé, sia perché si respira un'aria antica, rurale, familiare. Un vero viaggio nel viaggio che un avventuriero come sono io non poteva mancare. Attraversando il paese di Bagolino, voglio parlarvi proprio di queste mucche che vedete e della malga del re, che grazie al loro latte produce una delle più importanti eccellenze italiane, tutta da scoprire, il formaggio Bagos. Direi che le immagini parlano da sole. Torniamo dalle mucche, che tra l'altro trovano anche da divertirsi nei momenti di pausa. Siamo quasi arrivati alla stalla e alla fine di questo viaggio. Quando si pensa ai malghesi o agli allevatori, si pensa subito alla categoria becchi o persone di un certo tipo
ed invece no. Essere malghesi oggi è tutta un'altra storia, anche se, come vedrete dai protagonisti, lo si fa da generazioni. Tanto è cambiato perché una volta, prima cosa, mancavano le strade e non si arrivava in Malga con la macchina, bisognava caricare tutto sul cavallo e portare nei chinili dove si andavano le mucche col cavallo. Che mi piace di più di questo lavoro sono questi momenti e poi, sai, questi momenti, la transumanza, la passione, i campanacci, ti sposti, vai incontro a un altro lavoro, cambia per esempio, da adesso che veniamo a casa o da casa quando andiamo in Malga e ti aspetti sempre qualcosa di nuovo e alla fine dopo di nuovo c'è poco, però si va sempre verso un'avventura, sembra di andare a un'avventura, ecco. La transumanza non è nient'altro che il rientro con, nel nostro caso, le vacche dall'alpeggio per il vestivo. Sull'altro, portare le vacche da 1500 metri alla stalla dove rimarranno fino a giugno dell'anno prossimo, quindi cambia totalmente l'abitudine dell'azienda, dell'attività. Allora, noi facciamo formaggio Bagos, noi ormai da 5 generazioni, sono la quinta generazione, e trasformiamo il latte dai nostri animali, dalla nostra madre, abbiamo 750 vacche. Noi trasformiamo, diciamo, tutto il nostro latte, il nostro prodotto lo stagioniamo tutto, lo portiamo alla stagionatura finale e lo vendiamo direttamente al pubblico nel nostro punto vendita e da adesso, da giorni, nei prossimi giorni partirà anche il nostro shop online all'indirizzo lamalgadelre.it, lì fate tutti gli acquisti che volete, trovate i nostri prodotti, anche qualche altro prodotto, è un e-commerce, uno shop fatto solo da produttori. Tutta una passione nata cioè così dal niente quasi, perché ci siamo conosciuti e io già un po' da piccolo, ancora quando avevo 4 anni, andavo ogni tanto in Malga a fare un giro, dopo ho iniziato a andare in stalla e da lì è nata questa passione. Mi piace mungere, ma anche quando ho l'opportunità di aiutare un po' a fare il formaggio o di fare gli stracchini, mi piace, cioè, non c'è una cosa che mi piaccia di più di meno, faccio tutto, mi piace tutto. È mezzogiorno ormai inoltrato, le vacche sono alla stalla, c'è molta fame per la sveglia all'alba di oggi, non vi dico, mi sono alzato alle 5, una cosa del genere, no, prima delle 5, ho una fame che non immaginate. Giornata stupenda, mi è piaciuto molto passeggiare insieme alle mucche, è stata un'esperienza a metà tra il moderno e l'antico e sarebbe veramente un'esperienza da fare che consiglio a tutti. E adesso un'ultima gioia prima di tornare in città. Ho strafame.